Eccoci qua, ma che bella l'atmosfera natalizia e che belli anche i miei ospiti, i miei convitati di cartone. Quanta bella gente, Eder Parisi, il professore Massimo Cacciari, che ho saputo oggi non sta molto bene, gli auguriamo di ritornare prestissimo in forma, ancora Carlo Freccero, Enrico Montesano e poi Pippo Franco e anche Nunzia Schidirò. È guarita dal Covid, Nunzia, e quindi pensiamo che avrà quel Green Pass che tanto non voleva. Proviamo a essere davvero seri, perché 8 miliardi sono le dosi di vaccino somministrate. Marco Rizzo. Con raro piacere. Io la sento. Sento anche io lei, purtroppo abbiamo avuto problemi di collegamento. Perfetto, non c'è problema. Ma io volevo dire due cose. La prima è quella che mi pare, adesso forse sbaglio io, che si stia un po' criminalizzando una parte della popolazione, perché andando con questo tratto potremmo criminalizzare i fumatori, potremmo criminalizzare gli alcolizzati, potremmo criminalizzare gli obesi. Io non vorrei essere interrotto perché già abbiamo problemi di collegamento. No, prego. La seconda cosa che vorrei dire E questa idea anche di mettere queste figure e esporle un po' così al pubblico ludibrio, insomma, non mi piace. Non mi piace perché sennò dovremmo fare una puntata alla prossima. Ma si riferisce ai nostri cartonati? Mettere i signori delle multinazionali. Sì, i cartonati. No, guardi, noi non li esponiamo al pubblico ludibrio. In Italia, ad esempio. No, noi assolutamente non li esponiamo al pubblico ludibrio, Rizzo. Sono con noi perché spesso non vogliono venire da noi perché... fanno un po' non lo so, però e allora noi proviamo a sentirli in questo modo. Io credo che a nessuno possa piacere di essere messo lì col cartone. Non mi paiono delinquenti. Ma nessuno pensa che siano delinquenti, Rizzo. Non ci metta in bocca cose che non pensiamo in mente. Che si può non condividere, però non sono, secondo me, da esporre in questo modo. E nessuno li esporrà al pubblico ludibrio? Questa è una parola d'onore che prendo nei suoi confronti e nei confronti di chi ci sente a casa. Ne sono convinto. Però le misure di prevenzione pubblica, Rizzo, le misure di prevenzione pubblica sono investimenti sulla sanità. Non criminalizzano sono nessuno. Sulla sanità. Bisognerebbe triplicare le spese per la sanità pubblica. Ma questo non vuol dire... PNRR sono l'ultima spesa. Sì, ma questo è un altro discorso di prospettiva. Delle cose qui che stiamo non si parlando di fare. Altro, però. Si può aumentare la spesa sulla sanità pubblica, invece addirittura viene superata da quella sulla differenza di genere, cosa importante. Allora, Rizzo, la devo salutare perché siamo veramente in ritardo sulla tabella di marcia. Avremo modo di parlare.